Domenica una prestazione importante, una vittoria su un campo difficile come quello di Sant'Antonio Abate. Come riparte il Salerno Baronissi? Sì, ripartiamo con molta più consapevolezza dei nostri mezzi, perché sappiamo che le prime due partite non sono andate proprio nel migliore dei modi. Abbiamo portato 3 punti a casa su un campo molto difficile, anche per le condizioni meteorologiche del primo tempo, c'è stato un diluvio e quindi siamo riusciti a portare 3 punti a casa. Sabato arriva il Costa d'Amalfi, squadra a punteggio pieno. Come ci si prepara a questa partita? Sappiamo che è una buona squadra, molto attrezzata, hanno fatto un buon mercato, ma noi pensiamo a noi, sappiamo la forza del nostro gruppo e siamo pronti a preparare la settimana nel migliore dei modi per portare a casa i 3 punti. Fai parte della batteria dei giovani che costituiscono questa squadra. Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione? Riconfermarmi rispetto all'anno scorso, fortunatamente abbiamo un mister che non guarda l'età ma solamente gli allenamenti, chi si allena bene gioca e siamo contenti di lavorare con lui proprio perché fa giocare quelli che meritano al di là dell'età.